Focus all'Istituto Italiano di Cultura, diretto dal neo direttore Renato Miracco, una settimana densa di avvenimenti che ha visto nella figura del regista Franco Zeffirelli l'eccellenza italiana primeggiare a New York. Nella grande mela, in occasione della prima al Met Metropolitan Opera della nuova stagione teatrale della Bohème da lui diretta, il regista italiano ha colto altresì l'occasione di partecipare a una serie di avvenimenti culturali organizzati con la collaborazione, oltre che dell'Istituto Italiano di Cultura, anche della Columbia Citizen Foundation di New York. Fra i temi di questa sette giorni newyorkese, oltre alla Bohème, il 40° anniversario del suo celeberrimo film Giulietta e Romeo, una mostra fotografica di Graziella Vico dal titolo Verdi on Stage e la presentazione del libro di Caterina Napoleone, Zeffirelli at the Met. Una grande serata questa sera qui all'Istituto Italiano di Cultura. Beh, non si poteva, Franco Zeffirelli era qui a New York per la Bohème, ha avuto un premio del Metropolitan, oggi è stata una standing ovation alla World Fair Astoria con 1000 persone, l'Istituto Italiano di Cultura non poteva mancare questa occasione. Abbiamo cercato di ritagliarne una un po' particolare con le foto di Graziella Vigo della Ida, facendo vedere dopo 40 anni dalla prima un pezzo del film di Romeo e Giulietta, avendo anche la Caterina Napoleone che ha scritto un bellissimo libro su di lui e il suo rapporto col Met, e poi il pubblico straordinario accorso da tutte le parti per fare domande, per avere un contatto con quella che è un'eccellenza italiana riconosciuta, un ambasciatore, lui dice appunto, della cultura e dell'opera. L'opera è qualcosa di italiano che va riconosciuta nel mondo. Quindi l'Istituto Italiano di Cultura e con me come direttore non poteva mancare di avere questa occasione. Sono veramente felice perché abbiamo organizzato questa cosa in brevissimo tempo, abbiamo cercato veramente di catturarlo e di chiudere questa esperienza nella maniera più brillante, e sono veramente felice di esserci riuscito. Zeffirelli, prolific director of films, theater, opera, champion of the arts, a bit disbelieving at the proportion of the honor and the role his own accomplishments play in it. I say, have I done this? I alone, little Franco, has done all of this? There must be somebody else to help or inspire him. Born in Florence in 1923 as an illegitimate son, his mother died when he was only 6. He was raised by an aunt, and it was she who introduced him to the classics. His memories and observations of childhood provided the basis for the 1999 semi-autobiographical film, Tea with Mussolini. There are no illegitimate children in this world, only illegitimate parents. When it came to my life, the fact that I could tell that story, I made the portrait of a boy who was an absorber. I didn't have any dialogue with those women, very spare dialogue. If the dialogue here was spare, the richness of the production was anything but. For a director who has done nearly 80% of his work based on classical material, the historical and artistic integrity of all of his work in all mediums is evident at every turn. Oh, Romeo, Romeo. I was telling myself, Shakespeare is such an immense author, incredible author, the greatest ever. There are other things that should be brought to the attention of contemporary audience. That adaptation was in 1968 with the groundbreaking Romeo and Juliet. Here, Zeffirelli cast unknowns as the doomed lovers, themselves just teenagers. Seal with a righteous kiss, a dateless bargain to engrossing death. There was a kind of turning point. Up to the moment, he thought the kids were only interested in the Beatles and that and that. And no. Millions of kids identified themselves completely
in the tragedy and they had space in their mind and their heart for revisiting Shakespeare. It is the genius and generosity of the human spirit that brings Franco Zeffirelli here today as we honor the ever-deepening relationship between Italy and America this Columbus Day. I don't want to play humble, but I really am. I've been accustomed to have a success and run forward, just pass on to the next one. But then you see later that other people have taken into account what you have done. And in this particular case, they show it in such a spectacular fashion. Franco Zeffirelli, uno, fra virgolette, dei mostri sacri nel panorama cinematografico, teatrale, operistico, italiano e mondiale. Fra i suoi tanti capolavori, quale le ha dato maggiore soddisfazione? Un autore ama sempre i suoi lavori, lasciamo stare i capolavori, e ama anche di più quelli che non hanno avuto successo. Pensano come un figlio infelice che ha meno successo di un altro e quello la mamma lo ama di più. Quindi per me è molto difficile fare una classifica. Se dovessi dire quello che mi ha dato più soddisfazione direi La Bohème, perché tanto a Milano con la produzione della Scala che a Vienna e che qui La mia Bohème è una realtà che non si può ignorare. Da 40 anni in tutte e tre le situazioni è lo spettacolo guida, quindi diciamo La Bohème, però come si fa poi, mi mordo la lingua e dico La Traviata, allora e La Ida. Un consiglio per i giovani registi? Ma il discorso sarebbe lungo, bisogna che studino bene l'autore, si facciano comandare dalla musica, perché è la musica che ci dice come vuole essere illustrata, non è un'idea letteraria o estetica, uno stile nuovo che si vuole imporre. Non si può fare a meno, è opera, non si può fare a meno del contributo della musica. In realtà bisogna illustrare la musica fedelmente. Certo, non può finire come quella produzione che dicevo prima di Stoccarda, dove Violetta Valerini, La Traviata, muore travolta da un camion per fare una cosa stravagante che no, non credo che torni con tutto quello che vuol dire e ha voluto dire La Traviata per generazioni e generazioni. Grazie maestro. Well, this is a fantastic event for me, an occasion of such, because in addition to all this splendor, I love New York. It's the city I love most in the world, after Florence or with Florence. But being here is like being at home. The best things in my life happened here. Can you tell one more thing? Just if I may ask you. From Michelangelo to Zeffirelli, what is it about the Italian culture that causes such creativity? Well, we try desperately. Some achieve, some doesn't, but the important thing is to try. You see how many Italians? Amore! Shining.